professore, facciamo le sin sincope. Allora, vediamo nel dettaglio. Quando noi balliamo e andiamo a marcare i tempi pieni, andiamo a marcare questi qua. Tempo, tempo. Quando andiamo a marcare i mezzi, andiamo a marcare questi. E quindi, tempo, mezzo, tempo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Se noi dividiamo questa unità di misura in quattro parti uguali, avremo questi. Se noi volessimo cantare sarebbe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Quindi un tempo unitario può essere diviso in quattro unità. Se noi vogliamo giocare con le sincopi, possiamo utilizzare o questo quarto o questo quarto. Se io voglio utilizzare il primo, questo sarà un dos, un. Se io voglio utilizzare l'ultimo quarto, legandolo al tempo pieno, sarà un, quattrun. Se io volessi suonarlo, se vado a prendere il tempo, il mezzo, il tempo, lo sapete, sarà tempo, mezzo, tempo. Se io volessi suonare invece questo primo quarto e il tempo pieno successivo, questo e quello sarà. Se invece voglio suonare l'ultimo quarto, quindi primo pieno, l'ultimo quarto e il pieno successivo sarà. Se io voglio suonarli entrambi, quindi voglio fare 1, 2, 4 e il pieno successivo sarà. Ok? Abbiamo visto la parte teorica dal punto di vista musicale, proviamo a vedere cosa ce ne facciamo nella danza, sì? Allora, se vogliamo andare a marcare un quarto di tempo, dobbiamo far sì che il nostro corpo racconti, come dico io, un morso e una sospensione. Molto chiaro, perché io vado a mordere 1, 2, 3, 4, 1, no? 1, 2, 4, 1. Quindi è molto, ovviamente, più secco rispetto a un mezzo tempo che è. Sì? Qui è un quarto. Ci sono tante tecniche, quella che vi proponiamo è quella di lavorare in primis linearmente. Quindi io parlo ai leaders, poi Monica parlerà ai followers specularmente. Andiamo a lavorare un dos 4 più. Quindi facciamo subito la combinazione più interessante. L'idea è questa, all'interno di una camminata, pam 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 pam, pam 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 pam. Quindi io vado a marcare in pieno il quarto, l'ultimo quarto e il pieno successivo. Ok? Facciamo la stessa cosa di profilo. Un, dos, quattro, sì? Un, dos, quattro. È chiara come idea? Per poter marcare questo al partner, evidentemente devo essere molto chiaro musicalmente, ma anche con un buon abbraccio, sì? Questa è una pillola di tecnica individuale, però ovvio che bisogna raccontare queste cose, anche se poi magari vi esercitate da soli. Il modo di marcarlo, ovviamente, passa attraverso due canali. Un canale musicale, cioè il follower sente la sincope come me, la sente arrivare, e quindi è ovvio che è una marca corporea nutrita, no? Dall'informazione musicale. Dal punto di vista corporeo devo essere ovviamente abbastanza compatto e molto chiaro musicalmente, sì? Non posso sperare che la ballerina interpreti le cose, devo essere io come leader molto chiaro, ok? Vediamo la stessa cosa dal punto di vista follower. Se il leader gioca la sincope andando avanti, noi possiamo giocarla andando indietro. Quindi, dal nostro punto di vista, sarà un, dos, quattro, un. Pieno, quarto, quarto, pieno.
teoria dovrei tornare a caviglie, ma è possibile che nella dinamica io non ne abbia il tempo. Non importa. Pam. Sempre dando quest'idea di sospensione. Giù. Tra il primo quarto e il secondo quarto e il pieno successivo. Importante per noi ballerine avere un buon abbraccio con il partner, quindi un buon collegamento a questo livello e un ottimo ascolto della musica. Questo è un elemento in cui l'informazione musicale è altrettanto, se non più importante, di quella del partner. Io sento la sincope, ma io faccio la sincope. Insieme, questa cosa come si traduce? Facciamolo prima un abbraccio anche largo, così per dimostrarlo, sì? Il leader è sulla destra, il follower sulla sinistra, siamo su una linea, abbiamo un dos, la prima parte, qua, pum, la seconda parte. Ballando diventa pam 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 pam. Sì? Facciamo degli esempi da soli e da sole. Sulla musica. Sulla musica però, eh? Ballerina, mi raccomando, l'ascolto della musica, il prevedere quello che arriva e gestirlo per noi è fondamentale, non posso delegare tutto a lui. La musica è una marca esattamente come la marca del leader. E quando l'elemento richiede compattezza e velocità, come la sincope, è una marca ancora più importante di quella del leader. Il leader mi segnala che ci sarà una sincope. Io faccio la sincope e so come si gestisce quando finisce. Tecnica. Andiamo. Thank you.
anche quest'oggi. Ciao ciao. Grazie come sempre. Grazie a tutti. E ci vediamo domani. Yes. Ciao. Ciao. Ciao ciao.